video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta estiva che io ho deciso di chiamare Picasso. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Wool Linea All Season Color, il colore che ho scelto io è il 104. Guardate che meraviglia, dei colori molto molto estivi. Ma oltre a questo, sul mio sito Filati Elsa ne trovate anche altri, uno più bello dell'altra, e di cui uno vi ricordo esattamente questo qui. Ho realizzato la maglia gardenia, mentre questi sono anche altri colori presenti sempre sul sito. Vi dico già che per poter realizzare questa canotta, che è una taglia S, io ho utilizzato 250 grammi, quindi 5 gomitoli, lavorando sempre esclusivamente con l'uncinetto del numero 4. Per una taglia M vi consiglio 300 grammi, per una taglia L 350, per una taglia XL 400 grammi. Mi raccomando, se volete fare anche delle maniche o delle maniche lunghe o la volete fare più lunga, vi consiglio in questo caso di andare a prendere un gomitolo in più o anche due gomitoli se dovete farla in versione più primaverile, quindi sempre forata, sempre in cotone, ma con le maniche lunghe. Per quanto riguarda la lavorazione, vi posso assicurare che è semplicissima: sono due giri che vanno sempre ripetuti. Si lavora prima in tondo la parte di sotto della maglia, poi si arriva agli scalfi e si divide la parte dietro dalla parte avanti. Nella parte avanti ho lavorato in giri di andata e ritorno da destra a sinistra per due giri, e poi sono andata a tornare a lavorare soltanto su una piccola porzione della parte avanti per creare le spalline, mentre dietro, come potete vedere, ho fatto un unico pezzo, questo per avere uno scollo bello quadrato sul davanti, che quest'anno va molto di moda. Per questo, detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sfiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool Liana All Season Color. Il colore che ho scelto io è il numero 104, che è questo fantastico colore. Guardate qui che meraviglia! Ma come potete vedere, qui ce ne sono altri. Vi ricordo che questo, che è il numero 101, è quello che ho utilizzato anche per fare la maglia gardenia. Allora, lavoreremo su un piccolo campione e lavoreremo con l'uncinetto numero 4. Vi dico già che io, nella mia canotta vera e propria, sono andata a montare 132 catenelle. La lavorazione che andremo a fare è su un multiplo di 6. 132 catenelle mi hanno una circonferenza di circa 82 centimetri. Mi raccomando, per una taglia M io vi consiglio di andare ad aumentare di almeno 4. Di 4 motivi, mentre per una taglia L andate a aumentare anche di 6 motivi, per una taglia XL andate a aumentare di 8 motivi. Naturalmente cercate di mettere le catenelle in base alla circonferenza o dei vostri fianchi o del vostro seno, a seconda di cosa avete più largo. Io solitamente ho i fianchi che sono più larghi, quindi mi baso su quello. Quindi, in base al multiplo 6, arrivate alla circonferenza che vi occorre. Un altro consiglio che vi do: se non vi piace avere le catenelle che sottotirano, le catenelle lavorate con l'uncinetto del 4,5, in modo tale da avere la lavorazione sotto più morbida. Detto ciò, possiamo passare a fare il nostro motivo, che è semplicissimo perché sono due giri che vanno sempre ripetuti, e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare una maglia bassa all'interno della nostra catenella. Io prendo tutti i fili in modo tale da nasconderli, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamolo ancora, quindi vado a fare la maglia bassa, salto 2 catenelle, rientro e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Continuo così quindi per tutto il giro, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia bassa,
salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare le mie 2 maglie alte. La catenella si rientra 2 maglie alte. Vi faccio vedere alla fine del giro come andare a chiudere e come iniziare a fare il secondo. Sto quindi terminando il primo giro, ho fatto l'ultimo ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di una catenella tra le maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta, la catenella, rientro di nuovo maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto dove ho la maglia bassa, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare maglia bassa. 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e ricomincio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto, maglia bassa. 2 catenelle. E si ricomincia da capo. Vado dove ho la maglia bassa. Beh. Ok. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle. Vado nell'archetto di una catenella, maglia bassa. 2 catenelle e si ricomincia. Quindi vado a fare questo per tutto il mio secondo giro. Vi faccio vedere subito come si termina e poi come si rinizia a fare il primo giro. Però, come potete vedere, è davvero semplicissimo. Quindi 2 catenelle e sono ad arrivata dove ho la fine del giro. Quindi entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Si riparte quindi dal primo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto e vado a fare la mia maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1, 2. E si ricomincia da capo, vado nell'archetto tra le 2 maglie alte. E vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1, 2. E si continua così. Quindi questi sono i due giri che dovremo andare. Io vi dirò alla fine quanti giri ho fatto per arrivare allo scalfo e poi divideremo come sempre la parte dietro dalla parte avanti. Farò sicuramente lo scollo quadrato, sono ancora indecisa se farlo sia avanti che dietro, vedremo man mano che lavoreremo. Comunque per adesso io continuo a lavorare e ci vediamo fra un po'. Allora, sono arrivata a mettere i marcapunti. Io ho ripetuto i due giri per 22 volte e poi sono andata a ripetere solamente il primo giro, quindi in totale di 22 volte ho ripetuto i due giri più ho ripetuto di nuovo solamente il primo giro. E a questo punto sono potuta andare a mettere i marcapunti. Per poter mettere i marcapunti, io sono andata a contare i miei ventagli formati dalle 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte, e ne ho un totale di 22, quindi ne ho messi 11 dietro, 11 davanti. Mi raccomando, perché a quello là con il numero dispari, il numero dispari, tipo ne avete 23, 12 avanti, 11 dietro. Quello dispari va sempre sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno e quindi la maglia tende a tirare di più. Adesso vi faccio vedere come andare a lavorare i giri. Andremo a lavorare quindi non più in giri intorno, ma in giri andata e ritorno, quindi cambia un po' la lavorazione. E vi dico anche che io farò uno scollo quadrato, quindi adesso farò due giri normali per farvi vedere appunto da destra verso sinistra come si lavorano i nostri due giri, che rimangono sempre due giri, ma si parte dal secondo, e poi lavorerò soltanto su una parte per poter fare le spalline sul davanti.
avanti. Dietro sono ancora indecisa se lavorare a un pezzo unico o fare le spalline anche dietro, però vi dico già che lavorerò sulle prime tre gruppi di maglie alte, quindi farò due giri per tutto e poi lavorerò solo sulle tre a destra e a sinistra, lasciando quindi un bello scollo quadrato sul davanti. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro giro. Come vedete, quindi cambia la lavorazione, perché adesso inizieremo direttamente facendo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e poi vado a lavorare normalmente, quindi vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, ricomincio da capo e vado a fare questo quindi per tutto il giro, 2 maglie alte e il mio ventaglio. Vi farò vedere come terminare il primo giro, in questo caso per me è il primo giro, altrimenti mi vado a confondere se lo chiamo secondo, e poi vi faccio vedere come andare a realizzare il secondo giro. Sto terminando il giro, vedete qui ho il mio marca punti, lo vado a togliere, quindi vado a fare 2 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e faccio solo una maglia alta. Mi raccomando, quando andremo a lavorare dietro naturalmente inizieremo e termineremo nella maglia bassa dove abbiamo iniziato e terminato la parte avanti, quindi qui e da quest'altra parte qui. Mi giro con la lavorazione e vado a fare una maglia bassa dove ho la maglia alta e poi lavoro come ho sempre lavorato, vado nella maglia bassa e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia bassa, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e poi si ripartirà di nuovo dal primo giro, che come vi ho detto però questa volta inizierò a non lavorare più per tutta la lunghezza ma soltanto sui primi tre motivi, in modo tale appunto da creare le spalline. Ops. Eccomi qua, sto terminando il giro, ho fatto il ventaglio, quindi entro nella terza catenella che qui leva la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, come vi ho detto adesso andrò a lavorare solamente nelle prime tre maglie, quindi nei primi ventagli, quindi vado sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo da fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho l'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa, 2 catenelle e a questo punto mi fermo, quindi vado dove ho la maglia bassa e vado a fare solo la maglia alta per poi girarmi con la lavorazione e tornare a lavorare il secondo giro. Io vi dirò alla fine poi quante volte ho ripetuto il giro, naturalmente contando anche i due primi giri, fino ad arrivare alle spalle. Dietro vi ricordo che non so ancora se farò tutto unito, farò le spalline anche dietro, penso più che farò tutto unito e quindi vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare. Allora, io ho ripetuto i due giri per 7 volte, quindi una che ho fatto, i primi due giri che ho fatto da destra verso sinistra e poi li ho ripetuti per altre 6 volte, quindi per un totale appunto di ripetere i due giri per 7 volte. Ho fatto la stessa cosa anche dietro e poi sono andata a cucire tranquillamente le due spalline con la parte dietro. Sì, alla fine dietro ho deciso di non fare appunto le spalline ma di lasciare il pezzo uguale, cioè il pezzo intero. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata. Mi raccomando, se volete potete fare un giro intorno allo scollo di magari un punto a ventaglio oppure lasciarlo in questa maniera. Io ho deciso di lasciarlo in questa maniera perché mi piace come è venuto, però ripeto, potete fare tranquillamente un giro intorno allo scollo.